questo sia un momento importante di confronto, perché finora gli incontri che ci sono stati per parlare delle problematiche, problemi importanti, della quella che noi riteniamo uno dei punti strategici di collegamento del Canavese con Torino e naturalmente la continuità con Trofarello e Chieri, ovvero sia la nostra linea canavesana, sta soffrendo di problemi ormai da tanto tempo. E dicevo, penso che sia un momento importante perché finora gli incontri che ci sono stati proprio per parlare di queste problematiche sono avvenuti tutti a Torino ed è la prima volta che siamo riusciti a mettere attorno al tavolo tutti gli attori principali, quindi alla mia destra GTT, l'assessore regionale Francesco Balocco della Regione Piemonte, sta per arrivare anche il delegato, il consigliere delegato della città metropolitana di Vita, mi ha mandato un messaggio che un attimo in ritardo non sta arrivando, e sta arrivando anche il direttore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese. Quindi dicevo, è la prima volta che gli attori principali vengono messi intorno a un tavolo e vengono portati direttamente nel territorio dove c'è la sofferenza, dove i problemi della linea canavesana li sentiamo, li sentono i pendolari che sono presenti, vi saluto anche le delegazioni dei pendolari. Prima di passare la parola agli attori principali di questo incontro, volevo naturalmente salutare tutti i sindaci del territorio, i sindaci del territorio canavesano e i sindaci presenti, gli amministratori presenti della linea Chieri, Torino, Settimo, Rivarolo, Pont. Ma volevo salutare e anche presentarvi coloro che sono presenti in qualità appunto di attori principali a questo tavolo. Quindi alla mia sinistra l'assessore regionale ai trasporti Francesco Balocco, alla mia destra l'ingegner Fantini che è il responsabile delle ferrovie di GTT, l'ingegner Piero La Scala, responsabile dei trasporti ferroviari di GTT, l'ingegner Luca Fonduti, responsabile del compendio ferroviario di GTT, l'ingegner Giovanni Perassa, responsabile della manutenzione rotabile, e l'ingegner Paolo Sandri, che è il coadiuvante dell'ingegner Fantini. Saluto naturalmente e ringrazio nuovamente tutti i sindaci, mentre sta arrivando anche il dottor Paolessa, che lo facciamo venire qui al mio fianco, che è il responsabile e direttore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese. Manca solo la città metropolitana che mi ha promesso che sta per arrivare, prego. Quindi introduco il problema e poi lascerò la parola prima all'assessore regionale. Noi, per noi intendo il territorio, sindaci, amministratori, cittadini, pendolari, tutti i giorni ci confrontiamo con le problematiche. È arrivato anche il collaboratore dottor Milanesio dell'assessorato ai trasporti della Regione Piemonte. Diciamo, ci confrontiamo continuamente con le problematiche del nostro trasporto, della linea canavesana, che ai problemi che già conoscevamo si sono aggiunti in questi ultimi mesi ulteriori problemi in seguito alla riduzione, che poi ce lo spiegheranno meglio gli ospiti, alla riduzione della velocità per vari motivi, ma non solo, ai problemi dei passaggi a livelli, ai problemi delle carrozze ferroviarie che onestamente non sono proprio così evolute come dovrebbero essere. I problemi sono tanti. Noi vogliamo avere delle risposte nell'immediato, perché non possiamo continuare. Ecco, il problema, dimenticavo, è importante, quello della parziale chiusura della stazione di Ferretto. Siamo riusciti a non ottenere per fortuna la chiusura totale, però la parziale chiusura della stazione di Ferretto è sicuramente un problema per i pendolari, un problema anche per tutto il territorio.
Dicevo, questi sono problemi nell'immediato, ma noi vogliamo sapere le soluzioni che verranno messe in atto, e spero a breve, per l'immediato, ma anche per il futuro della nostra linea ferroviaria. Quindi lascio la parola all'assessore Balocco e poi naturalmente al GTT, all'Agenzia della Mobilità e alla Città Metropolitana quando arriverà, e poi interverranno i sindaci e se ci saranno degli interventi, delle richieste dai responsabili delle associazioni dei pendolari, penso che ci avremo il tempo e daremo la parola anche a loro, perché è importante far sentire la parola di tutti. Quindi lascio prima la parola al dottor Balocco. Sì, grazie sindaco, grazie, un saluto a tutti i sindaci presenti, tutti i cittadini, i pendolari, cioè quelli che effettivamente soffrono questa grave situazione. Allora, io intervengo brevemente perché poi interverrà in modo molto più particolarizzato Luigi Infantini, che è il responsabile del settore ferroviario del GTT, che ha in carico questo. Allora, la linea è una linea regionale, per adesso è una linea regionale, ed è gestita dal GTT, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista dell'esercizio. Mi spiego, su tutto il resto delle ferrovie statali hanno due soggetti gestori, uno RFI, Rete Ferroviaria Italiana, gestisce la struttura ferroviaria, e Trenitalia, laddove ha le concessioni contratti, gestisce l'esercizio. In alcune regioni non c'è Trenitalia che gestisce l'esercizio, che sono Lombardia e Trenord, in Puglia delle ferrovie private, in Piemonte due ferrovie regionali sono gestite da GTT, sia dal punto di vista della struttura, quello che fa normalmente la Repubblica d'Italia, RFI, sia dal punto di vista degli esercizi. Questo sistema ha funzionato abbastanza bene, con qualche problema ovviamente anche nel passato, finché c'è stato il gravissimo incidente, tutti voi ricordate, in Puglia, seguito poi dall'ulteriore incidente in Lombardia. Dopo quell'incidente sono avvenute due cose, sostanzialmente. Una, direi positiva, che è quella che si sono aperte la possibilità di avere risorse importanti da parte dello Stato per intervenire su queste linee, sulle linee in concessione regionale, appunto in Piemonte ci sono queste due, la Gravesa e la Caselle Ceres, e quindi risorse significative per quanto riguarda questa linea, sono circa 12 milioni da parte dello Stato, quindi si aggiungono altre, mi pare, 6 milioni della regione, è arrivata anche in termini a un chiaro dell'assessorato che magari mi correggerà su queste cifre, e così anche per l'altra linea, la Ceres, dove appunto ci sono in arrivo un budget successivo, perché la Ceres non è ancora interconnessa, lo diventerà con il completamento dei lavori di Corso Grosseto e dei passerelli. E lì si tratta di altri 15 milioni. Quindi risorse decisamente importanti. Ma dall'altra ha significato, allora mi incorno un attimo su queste risorse. Queste risorse abbiamo deciso d'accordo con il GTT che vengano in gran parte realizzate queste opere importanti, SCT, tutta la messa in sicurezza, eccetera, anche l'elettrificazione del tratto più nord, tutto ciò venga realizzato da RFI. RFI ha la struttura per fare interventi di questo genere. La procedura per affidare RFI tutti questi lavori si è conclusa da poco tempo, qualche settimana fa, e un mese fa, e dalla primavera si dovrà vedere qualcosa di concreto. L'altro aspetto invece negativo per il servizio sono state l'applicazione di norme molto molto più restrittive per quanto riguarda la sicurezza. La gestione della sicurezza
su queste linee era prima seguita da un organismo che si chiama USTIF. L'USTIF praticamente è sparito, è stato assorbito dall'Agenzia della Sicurezza Nazionale, che è la stessa agenzia che detta le regole per le ferrovie nazionali statali. Quindi con regole molto più cogenti, che nel frattempo sono diventate ancora più restrittive. Allora, questo passaggio è stato sicuramente un passaggio molto complicato che non si è ancora concluso. Saluto Tavolo, che rappresenta la città metropolitana. Di qui in poi un percorso che ovviamente ha dovuto seguire GPT, l'ingegnere Fantini ci dirà a che punto siamo. Nei mesi scorsi, come ricordava il sindaco, ci siamo visti più volte a Torino, anche con alcuni sindaci, ma specialmente con GPT, con le strutture tecniche, per verificare i passaggi. Eravamo rimasti che poteva concludersi questa fase e ha come conseguenza quella di analisi da parte dell'ANSO, questa agenzia, che avrebbe potuto chiudersi forse entro l'8 dicembre, riportando la linea dal 50 all'ora, che è il vero problema di questa linea in questo momento, ai 70 all'ora, per poi ritornare alla velocità normale, consentita su una linea di questo genere, che credo che sia ancora più. Questo percorso invece non si è concluso l'8 dicembre, ci diranno i motivi GPT. Nel frattempo, successivamente ancora ci sono stati degli interventi da parte di ANS, io ho anche incontrato i vertici di ANS, sono stato a Roma apposta per cercare di sollecitare una massima attenzione da parte di quell'organismo, che credo ci sia, però effettivamente l'adeguarsi a queste nuove, si tratta sostanzialmente dei protocolli, ancora poi ci sono gli interventi strutturali, ma a monte sono tutta una serie di protocolli di interventi di sicurezza, e l'adeguarsi a questi protocolli, sinceramente, io non, certo è responsabilità di GTT adeguarsi, ma non voglio caricare GTT di responsabilità superiori a quelle che ha. È complesso. In questi giorni, so che due settimane fa ero presente anch'io alla fine della riunione di satellistica GTT con RFI, proprio per avere un apporto, un aiuto da parte di RFI. L'altro giorno ero dall'amministratore delegato di RFI, Maurizio Gentile, che mi ha garantito a sua volta il massimo della collaborazione. RFI ha una struttura apposta in Italia, molto complicata, molto complessa, che segue tutte le procedure di ANS. L'ingegner Pignatone, che tu conosci, si è dato totalmente disponibile per mettere a disposizione anche la sua struttura per dare una mano a GPT nel concludere tutta questa procedura di messa in ordine di tutti questi protocolli, che non sono su carta ovviamente, sono interventi che si deve fare per garantire delle procedure che hanno come conseguenza quella della massima sicurezza. A questo si aggiungeranno i lavori di cui dicevo prima, di 11,8 milioni, che farà RFI. Questa è la parte, come dire, che posso seguire io, può seguire l'assessorato, detto con la sua struttura, anche individuando tutte queste risorse che sono risorse importanti, ma che non risolvono il problema adesso. E voi ovviamente chiedete di risolvere il problema adesso. Il problema si risolverà in parte, solo in parte, ritornando ai 70 all'ora, quando queste procedure saranno completate e verranno accolte da ANS. Questo è un lavoro che GTT sta facendo, io per quel che è stato possibile anche nei rapporti con RFI ho cercato di mettere
in modo grazie a creare le condizioni perché ci sia il massimo di collaborazione, sì. Però poi la questione deve essere risolta. Io non avrei in questo momento altro da aggiungere, sentiamo che cosa ci dice l'ingegner Fantini di GTT e abbiamo anche tentato, come Fantini sa, nel passato di trovare delle soluzioni tampone, per esempio far intervenire Trenitalia con propri mezzi, con proprio personale su questo, ma alla fine si è verificato che ciò non era possibile perché si riaprivano tutta una serie anche di percorsi, di procedure estremamente complesse che non avrebbero modificato la cosa. Quindi, in sintesi, tutto questo problema nasce da una questione di procedura. Queste procedure si può discutere se sono giuste o sbagliate, ma quelle ci sono, sono norme che sono nate dopo l'incidente pugliese e si può discutere, io potrei anche dire che personalmente le ritengo eccessive sotto certi punti di vista, ma sono norme che hanno come obiettivo la sicurezza. Quindi c'è poco da discutere, cioè quando ti metti su quel fronte lì diventa complicato andare a dire no, alleggeriamo un po', togliamo un pezzo, non facciamo quella procedura, diventa complicato. Quindi l'unica cosa da fare, anche perché quelle norme sono state confermate anche ultimamente, quindi non è questione di un governo o di un altro governo, quindi quelle procedure devono essere rispettate. Il tema è arrivarci nel più breve tempo possibile. Cerchiamo tutti assieme di dare una mano al GTT affinché questo avvenga. Bene, posso passare il sindaco? Dove si Grazie Assessore, intanto saluto il consigliere delegato ai trasporti della città metropolitana Dimitri De Vita che ci ha raggiunto. Lascio la parola all'ingegner Fantini specificando che noi vogliamo qualche risposta anche di tempi. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti. L'assessore ha detto cose importanti, ovviamente corrette, cerchiamo però di integrare con la parte più strettamente di competenza nostra anche di quadro generale della situazione. Anche cercando di mettere il focus sugli aspetti principali e da questo punto di vista, ovviamente non tirandoci indietro da quelli che sono i nostri impegni, essere le nostre responsabilità, però veramente l'aspetto principale è quello, anche nel contesto generale, che di poter pensare in modo assolutamente concreto alla disponibilità e alla effettiva disponibilità di fondi per la modifica di attrezzaggio e di implementazione impiantistica. Tengo a precisare questo perché le vere modifiche strutturali, ribadisco, sono sempre quelle che riguardano l'infrastruttura. Poi ci sono dei provvedimenti ovviamente gestionali e di esercizio che possono essere conseguenti o di mitigazione di particolari condizioni. Però quello di poter contare su questa linea a circa 11 milioni e 9 di finanziamento per l'adeguamento agli impianti di sicurezza, essenzialmente SCMT e passaggio a livello, in estrema sintesi, oltre ai fondi per l'elettrificazione della tratta Rivarolo Ponte, sono sicuramente gli aspetti principali e che daranno in modo strutturato una modifica sostanziale alla linea. Significa sostanziale alla linea perché ovviamente poi la linea, essendo a semplice binario, avendo quel tipo di caratteristiche, ovviamente in questo modo si riesce a portarla ad uno standard prestazionale di diverso livello. Perché poi è vero, come ha detto l'assessore, adesso abbiamo la problematica del rallentamento nei 50 e 70 km/h. Però a parte essere la prescrizione da parte dell'ANS in pendenza di impianto di SCMT, fissato a 50, era stato in deroga ottenuto il 70 per un periodo transitorio a fronte di analisi di rischio
sotto nostra responsabilità eseguite. Però la ricordiamo, anzi non ce lo ricordiamo, penso che lo ricordiate anche assolutamente voi, che anche con i 70 km all'ora, da un punto di vista di stabilità e di mantenimento dell'orario, già all'epoca c'erano ampie difficoltà, perché poi la linea, essendo sempre in binario, essendo battezzata con gli incroci, le flessibilità gestionali, soprattutto collegate con una che è una di quelle caratteristiche peculiari sicuramente da perseguire, che è quella dell'orario cadenzato del sistema SFM, certamente un livello di programma di esercizio, tra virgolette, così impegnativo, così ambizioso, ovviamente con una linea semplice binario diventa un po' più sfidante, soprattutto chiaro con le limitazioni di velocità. Unitamente ai lavori infrastrutturali che prima citavamo, vorrei tornare un attimo anche sui lavori sui quali stiamo collaborando a pieno tramite la Regione e con RFI, che riguardano la stazione di Settimo. La stazione di Settimo si rappresenta a tutti gli effetti in questo momento come i portoni d'ingresso nel nodo ferroviario. Però, detto male, noi la chiamiamo aulicamente stazione, però da un punto di vista ferroviario attuale è più una fermata e, diciamo, da un punto di vista dei passeggeri non sembra nulla cambiare, da un punto di vista impiantistico è sostanziale la differenza tra una stazione e una fermata, perché noi avremo, su questo secondo Piero Pascale, il responsabile del trasporto sarà molto più preciso, però abbiamo dei condizionamenti sulla linea di inserimento sul passante veramente importanti. Basta pensare che al di là di quello che sembra la posizione attuale dei binari, non è possibile l'arrivo e la partenza in contemporanea di due treni sulla linea. Quindi, come dire, come portarsi il vincolo della linea a semplice binario fin dentro al nodo. Cerco di spiegare questo perché è fondamentale, perché se voi pensate questa linea nei tempi all'epoca aveva fino a avuto uno studio assolutamente importante e positivo, che era quello del raddoppio fino a Volpiano, cambiava sostanzialmente la cosa, anche perché così come soprattutto dal punto di vista di progettazione le linee a semplice binario non è detto, cioè, ovviamente sono più impegnative da gestire, hanno degli altri vincoli, però poi non è da dire tutto raddoppiato, anche raddoppiando i punti strategici ti cambia assolutamente la potenzialità della linea. Ecco, solo per dirvi, in questo momento siamo al contrario, nel senso che quello che dovrebbe essere una stazione invece è visto come un binario singolo d'ingresso, comportando la perturbazione fino a stura. Di questo, che, e questo permettetemi, poi bisogna pensare, a confermare o meno la mia interpretazione, però questo a prescindere dai 50, dai 70 o anche dalla velocità maggiore, ma cambia sostanzialmente l'ingresso nel nodo. E qui devo dire abbiamo fatto, soprattutto la Regione, tutto quanto possibile ed è un'opera che adesso sta realizzando RFI, che è in capo ad RFI, e che addirittura si inserisce nel corridoio di attrezzaggio dell'intero asse con la CC sull'asse Torino-Padova. Finalmente questo penso, possiamo dirlo, nel conto della riunione che abbiamo avuto con la Regione e con RFI, finalmente diciamo, abbiamo un programma, diciamo, una previsione da parte di RFI di completamento di questi lavori entro la fine del prossimo anno. E questo credete che da un punto di vista infrastrutturale è sicuramente un aspetto rilevantissimo. Sempre nel corso della stessa riunione RFI ha dato atto soprattutto ai colleghi della Regione, noi eravamo presenti, di aver dato immediato corso a tutte le attività previste dalla convenzione, sto parlando di 12 milioni di euro,
dove, a prescindere dai tempi della convenzione, ha già dato corso immediato alle progettazioni. Noi abbiamo dato ovviamente tutta a disposizione il nostro livello attuale di progettazione e i nostri piani binari. Stiamo già da tempo, anche prima per fare la convenzione, abbiamo sempre operato insieme e a stretto contatto con RFI, e proprio in questo, nel corso dell'incontro della scorsa settimana, insomma, i loro programmi operativi, questa volta operativi, anche perché poi anche durante i lavori è facile o prevedibile comunque che ci siano anche interferenze o soggezioni all'esercizio, ecco, anche perché ovviamente tutto questo è da mettere in conto. Però abbiamo avuto diciamo, l'attuale pianificazione di RFI e di iniziare direttamente l'operatività, anche perché fortunatamente sembrano abbiano disponibilità di ditte già in ambito di appalti più generali già disponibili, fin dalla prossima primavera, di iniziare le installazioni di campo e di attrezzaggio impiantistico in generale. Quindi, queste di natura infrastrutturale, anche se penso in questa esposizione di aver detto 10 volte da RFI e di altri, però questo è l'aspetto, credete, sostanziale ingegneristico di attrezzaggio della linea. Poi ovviamente ci sono le parti invece gestionali e comunque di nostra competenza. Ecco, ritornando al processo organizzativo, volevo solo spezzare una lancia, anche perché poi i dati sono abbastanza significativi. Noi abbiamo sempre fatto, da sempre, dall'ora Satti, poi nel 2002, GTT ha avuto sempre l'orgoglio, devo dire, di riuscire a dare questo servizio nelle vallate. Moltissimi nostri dipendenti lavorano, abitano nel territorio, quindi un'azienda sicuramente molto radicata sul territorio, e quindi abbiamo sempre cercato di fare tutto quanto nostro possibile e al meglio. Il cambio normativo e organizzativo, devo dire, tra le diverse difficoltà che ovviamente ci troviamo a dover gestire, passo su un aspetto solo per dirvi, nel quadro prima ovviamente si ispira ed è il livello a cui deve attenersi la rete nazionale. Come abbiamo detto prima, la rete nazionale è articolata su due differenti soggetti, RFI e Trenitalia, quindi gestore dell'infrastruttura e gestore del trasporto. Questo non a caso, perché ovviamente in linea con quelle che sono le normative e le direttive europee va questo tipo di organizzazione. Quindi una delle maggiori difficoltà, anche dal punto di vista organizzativo e di modello di sistema di gestione della sicurezza che stiamo affrontando, è proprio quella dell'organizzazione assolutamente, diciamo, tendenzialmente separata tra gestore dell'infrastruttura e gestore del trasporto. Non è che voglio scusarmi o avere comprensione su questo aspetto, però capite bene che agire in un modo unico comporta anche delle chiare sinergie, chiari metodi organizzativi sinergici tra i due aspetti. La norma invita, anzi l'indirizzo della norma è assolutamente quello di operare con due società separate. Poi noi, per tutta una serie di cose, noi siamo una società 100% Comune di Torino, quindi di proprietà del Comune di Torino, quindi non è ovviamente semplice separare le società anche da un punto di vista societario o comunque, ma l'indirizzo tecnico della norma è di fare due società differenti, tant'è vero che quello di rimanere società unica è una possibilità della norma, ma dobbiamo ovviamente ricorrere a questo e siamo richiamati ad avere la separazione rigorosa, separazione contabile tra le due società.
Ovviamente questo modo di operare, per questo penso, diciamo, di sintesi e l'organizzazione di scoglio maggiore che stiamo operando. Pur noi avendo parte di trasporto, ricordo che noi da anni esercitiamo, esercendo sulla tratta, in subaffidamento anche sulla tratta RFI fino a Chieri, noi da anni siamo in possesso, come società gestore del trasporto, dei certificati di sicurezza. Noi in questo momento il processo invece è quello dell'itinere, è quello di ottenere l'autorizzazione di sicurezza come soggetto gestore dell'infrastruttura. Noi rispetto alle previsioni, noi abbiamo consegnato, diciamo già, abbiamo già fatto, diciamo, sia una parte procedurale, organizzativa di struttura più, e poi ovviamente una parte organizzativa. Noi abbiamo già fatto 3 invii di parte documentale e diciamo a fine novembre, a fine del mese scorso, ci è giunta riscontro da parte di ANS, sulla quale non è anche la parte documentale non è stata ancora ritenuta sufficiente ed esaustiva, e quindi ci chiedono ulteriori integrazioni, diciamo, di quello che è il sistema di gestione della sicurezza, che è questo, estremissima sintesi, tutto questo aspetto procedurale che riguarda l'organizzazione soprattutto della gestione. Ecco, perché poi in infrastruttura abbiamo sopra per chiarezza due aspetti. Uno, l'aspetto del mantenimento dell'infrastruttura vera e propria, intendendo gli impianti, quindi gli impianti, armamento, trazione elettrica e segnalamento, diciamo, in estremissima sintesi, oltre a quello che è il convegno ferroviario, che sono le stazioni e tutto quanto. Poi però c'è l'altra componente importante, fondamentale, che è il gestore del movimento, perché è il gestore dell'infrastruttura ferroviaria che gestisce. Sì, se permetti, scusate. No, scusa, ha ragione. Cioè, stiamo facendo. Voglio correggere il mio intervento, se no non la finiamo più. Posso porre 3 punti? Affrontiamo quei 3 punti, di cui il più importante è l'ultimo. I 3 punti sono: l'aspetto strutturale, abbiamo detto, ci sono gli 11 milioni e 8 dello Stato, ci sono i 6 immediatamente spendibili della Regione, poi se ne aggiungono altri 6, con questi soldi la Regione si interverrà sui tracciati di livello, l'elettrificazione della Puglia, eccetera, eccetera. Ma di questo l'ente che realizzerà queste opere sarà RFI, i lavori partiranno questa primavera, eccetera, eccetera, eccetera. E va bene. Questo non affrontiamolo più, sappiamo che ci sono queste possibilità, queste risorse importanti, però il risultato si vedrà fra 2 o 3 anni. Secondo tema, quello dell'adeguamento alle norme ANS, che è stato il lavoro che state facendo. Quando e come ci arriveremo ad avere questo adeguamento alle norme ANS, aspetta un attimo, che permetterebbe di passare dai 50 ai 60. Quindi anche perché non l'ha fatto, anche perché c'è anche un perché non l'ha fatto. Terzo aspetto, che è l'aspetto immediato, è le manutenzioni. Come affrontate la questione delle manutenzioni, sia dei treni, sia della linea? Qui 3 temi. Il primo non parliamo più. Affrontiamo il secondo e il terzo, cioè adeguamento a norme ANS e manutenzione. Va bene? Condividiamo. Chiedo scusa se però... Direi che hai centrato bene l'obiettivo. Io direi, visto che abbiamo il responsabile dei trasporti in città metropolitana, il dottor Di Vito, diamo la parola a lui, poi daremo la parola al responsabile dell'Agenzia della Mobilità Piemontese e poi eventualmente l'ingegner Fantini aggiungerà alcune note. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Io come delegato dei trasporti della città metropolitana mi occupo soprattutto e quasi esclusivamente di trasporto in Castellurbano sul Grumna. Però va da sé che c'è una netta ed intima connessione del trasporto con quello sul ferro. La problematica, come diceva l'assessore prima, è arcinota. Sappiamo benissimo che tutto deriva da quel famoso luglio del 2016, quell'incidente che ci fu sull'Andria Corato, e quindi
naturalmente bisogna riadeguare tutte le linee che hanno quelle caratteristiche, altrimenti si viaggia a 50 km orari. E questo è un dato di fatto. Il rafforzamento del trasporto su gomma chiaramente non sopperisce a questa problematica. E anzi, diciamo la verità, è quasi del tutto influente aver rafforzato il sistema su gomma. Perché il problema tra voi e Torino sussiste. È impensabile riuscire a sopperire i viaggi come tempistica, un viaggio da qui a Torino rispetto a quello che normalmente avete con il treno. Però, parliamoci chiaramente, io guardo con attenzione a quello che è il problema che deve essere risolto. Le caratteristiche della linea sono tali per cui bisogna riadeguarla alle sue chilometri e quindi arrivare a quella famosa soglia dei 70 km orari. Se oggi partissero i lavori, cosa che non avviene, ma avverrà probabilmente nella prima parte della prossima primavera, solo in caso eccezionale riusciresti ad ottenere quello che avevate prima verso luglio, tra luglio e settembre dell'anno venturo, ma solo in casi eccezionali. Questo è un dato di fatto, quindi è inutile pensare che si possa fare prima. I dati sono questi, la verità è questa. Quindi io dico, se vogliamo essere ottimisti, per settembre si potrebbe forse arrivare ad avere una velocità di 70 km orari, che dal mio punto di vista non risolve del tutto il problema. Perché voi avete una linea che al di là della velocità che deve essere comunque ricompensata e quindi ritrovare quel gap che si è perso, ha la necessità di essere mantenuta in maniera completamente diversa rispetto ad oggi. Ma lo dico per un semplice motivo, perché al di là di questo che è il deficit legato alla velocità, è sovente che ci siano dei guasti su questa linea. E quindi bisogna cercare, GTT probabilmente ce la metterà tutta, però bisogna trovare il modo, quantomeno, di rendere efficiente l'aspetto della manutenzione. Perché se fossero i 50 km orari con una manutenzione adeguata, stante anche le caratteristiche della linea, diciamo che il deficit non sarebbe quello che oggi abbiamo, probabilmente sarebbe meno peggio. Allora, due sono i punti fondamentali. Uno, chiaramente, nel momento in cui partiranno i lavori, fare in modo che questi lavori terminino il più breve possibile, perché si è visto che la gomma non aiuta. Mettetevi l'anima in pace. Prima di settembre la situazione è irrisolvibile. Ma non si può pagare un servizio che non viene dato. Certo. Ci siamo spiegati. Questa tratta è la peggiore tratta delle 10 in Italia. E scusa, ma non può passare un canavese, Io mi sto prendendo acqua. Attenzione, ma non può fare il canavese una figura di avere la tratta detta da Lega Ambiente delle ultime 10 in Italia. Siamo a settimo po', ma non è pensabile, ma qui bisogna che qui non potete raccontarci la storia. Ma non sto raccontando la storia. No, questo, ma qui no, ma qui, attenzione, quando parliamo di manutenzione. E devo dire che la giustizia che per mai. No, però attenzione, una cosa me la dite. Allora, che non è dovuto alla lentezza, è un'altra cosa. I ritardi sono dovuti ai guasti lungo la linea. Siamo in Africa. Ma questo è il punto. Ma cos'è la città metropolitana? Noi pensiamo di poter andare altro che in Europa, siamo verso l'Africa con questa ferrovia. Allora, il punto è che cattiva, no? Visto che il problema che si somma al limite dei 50 km orari e la manutenzione di una linea vecchia del suo interno. Okay. Ma non era così. Non era così, ma adesso è così. Adesso è così. Tutti i due anni. Io non posso parlare del passato, io parlo di adesso. Il passato non posso prenderlo in considerazione. Poi un altro tema sono i tempi d'attesa. Allora, adesso i tempi di attesa, tutto quello che salta è dovuto in più delle volte a problemi di natura logistica, tecnica, guasti, e quello è quello che accade. Ma chi è questo? Scusate, però lasciate finire il dottor Di Vita, poi apriamo la discussione. Ascolta, calma. No, abbi pazienza. Lascia finire il dottor Di Vita, poi lasciamo la parola a tutti. No, non riusciamo a gestire la cosa. Lascia finire, parli dopo, anche se siamo di Locana, parli dopo. Facciamo finire di Vita. Mi dispiace, però è giusto e corretto, sta parlando, lascialo finire, dai.
La città metropolitana, la città metropolitana è la massima regione. Allora, scusa, poi facciamo le domande, lascia finire l'intervento, poi interveniamo, facciamo le domande, poi lui risponderà, lascia finire il suo intervento, dai, grazie. Allora Massimo, io non rappresento l'azionista di GTT perché facciamo una distinzione da subito, io sono la città metropolitana e non sono il comune di Torino, quindi questo che sia chiarissimo. Io rappresento la città metropolitana e non il comune di Torino, per cui se ci sono problemi con l'azionista del GTP, parlatene con l'azionista del GTP e non sono io. Uno, non ho competenza sul trasporto ferroviario, io il trasporto ferroviario lo guardo, per cui le sono le mie competenze sul trasporto sul comune. E laddove posso intervenire, sopperendo con la mia attività sul comune, cerco di farlo, però mi rendo conto che è tutto insufficiente. Ho guardato quella che è la problematica e dal mio punto di vista posso dirvi che la situazione è questa, ma perché devo dire una cosa diversa da come sta? Allora, la realtà è questa, prima della fine dell'anno 21 il problema non sarà risolto. Adesso l'unica cosa che veramente si può fare per migliorare la situazione è di intervenire in maniera rigorosa sulla manutenzione della linea ed evitare che tutte le problematiche che normalmente si verificano non accadano, che non ci sia questo guasto, che non ci sia questo blocco. Questo è il punto, non si può fare altro. Cioè l'unica cosa che voi oggi dovete chiedere, prima che i lavori vengano terminati, è che la linea sia mantenuta nel miglior modo possibile. Non battiamo di meno. Allora, grazie al dottor Di Vita. Adesso io rilascio la parola per una sintesi, però, ingegner Fantini, alle risposte dell'assessore. Situazione 50 all'ora, ritorno ai 70 all'ora, stazione di Ferretto. Seconda manutenzione importante che oggi è carente. Ci dà queste risposte e poi daremo la parola a dottor Pauressa dell'Agenzia della Mobilità e poi apriamo le domande dei sindaci e anche degli utenti. Grazie. Un attimino. Allora, chiedo scusa. Scusa, abbiate pazienza. Io poi dopo devo. L'ho capito, però la correttezza è che prima parlano, spieghiamo prima il problema e poi interveniamo. Ho capito, sindaco Di Ferretto, però abbi pazienza. Allora, fai parlare l'ingegner Fantini. No, devo andare via sul serio. Devo andare via. No, c'è questo problema. Che io l'ho detto e da questa estate che stiamo battendo su questo discorso. Io capisco l'ingegner Fantini tutte i discorsi molto complicati che avete fatto come tecnico e li possiamo capire. Però consentite, io ho una stazione che è al 50%, quindi io ho la popolazione che è arrabbiata, e non solo da quella di Ferretto ma anche di tutti i comuni che grande questo. È vero come dice l'assessore della città di Romagna di mettere fuori in pace, non ci mettiamo fuori in pace. Perché, come dicevano le gente di Romagna, invece la roba si discute, sono punta e spugnata. Quindi, si potrebbero usare altri metodi, una tra sexo contro quello che ha deciso l'AMS, tutto che lo decida un giudice e non l'AMS, piuttosto, perché, scusate, io non sono un ingegnere, non sono un architetto, sono un povero cretino di sindaco, però voglio sapere la differenza tra i 50 all'ora e i 70 all'ora, qual è questa la differenza? Abbiamo delle biciclette che vanno più veloci del treno. Cioè, abbiamo non prendiamoci in giro, abbiamo recepito la domanda, è logica, la stazione di Ferretto oggi è al 50%, capisco che il sistema di Ferretto sia arrabbiato e i cittadini siano arrabbiati. Ingegner Fantini, a lei la risposta. No, chiedo assolutamente scusa per prima se sono stato buonissimo. Quindi allora, lavori con ANS, abbiamo avuto la risposta ufficiale per la parte documentale e la scorsa settimana abbiamo avuto anche un audit per vedere le parti operative. Su questo audit ci sono state, era presente ai lavori di chiusura anche la Regione, ci sono state anticipate le conclusioni di questo audit che verranno formalizzate. Comunque che riguardano diciamo principalmente mi sembra 5 o 6 scusate mi sfugge la memoria non conformità che riguardano più o meno soprattutto l'aspetto manutentivo. Poi
e un altro riguardava un aspetto del trasporto anche che veniva fatto con, per quanto riguarda la raffineria di Volpiano, che è proprio adesso oggi abbiamo risposto e questo è addirittura d'arrivo e l'abbiamo anche risolto. Noi quello che dobbiamo fare, ci è chiaro, ovviamente è un impegno estremamente oneroso, importante, non oneroso nel tempo economico, proprio organizzativo, e ovviamente ci sono importanti risorse da mettere a disposizione. Da questo punto di vista abbiamo, grazie anche alla Regione, chiesto tutta la collaborazione possibile da parte di RFI, e questo anche di supporto in questo nostro adeguamento delle parti procedurali e operative. Noi questo processo ovviamente in atto e progressivamente, perché abbiamo sia parte documentale sia parte organizzativa, verrà affrontato nel primo semestre del prossimo anno, con consegne prima della parte documentale, e ovviamente però il completamento sarà, riguarderà sia la parte documentale sia la parte organizzativa di audit. Poi, come ripetutamente vi ho detto, capisco benissimo la richiesta di impegno sulle tempistiche. L'oggetto è di guadagnarsi sul campo un'autorizzazione, quindi le tempistiche noi ce la mettiamo tutta, c'è la più ampia disponibilità della direzione di GTT e di mettere in campo le forze necessarie, detto male, comprando anche tutto quello che serve, in senso di collaborazione, di consulenza, tutto quanto, però è poi sempre un processo dove la tempistica è dettata a livello del raggiungimento di un livello da parte dell'ente concedente. Questo. Infantili, manutenzioni scadenti? Per quanto riguarda le manutenzioni, allora, tengo solo a precisare un aspetto, che ovviamente le manutenzioni sempre sono state fatte da GTT, e vi posso assicurare, anche perché nella considerazione poi torniamo sempre sullo stesso aspetto, dove basta vedere i grafici che l'agenzia, poi interverrà l'agenzia spero, dove il crollo è avvenuto 2 anni fa. Vi posso assicurare che a livello manutentivo nulla è stato fatto in meno da 2 anni a questa parte. L'impegno è sempre dello stesso livello, e anche, capisco tutte le disfunzioni, probabilmente in questo momento abbiamo anche una problematica su un passaggio a livello proprio, però tutte le in questo momento c'è un'interruzione, se no già col signore non ci capiamo anche la seconda volta al momento, però i dati di ritardo legati a malfunzionamenti dell'infrastruttura nella serie storica, quindi dipende dalle cause, non sono assolutamente in aumento. Tu sei bloccata sul treno in questo momento? L'ho detto io per prima, il PL che ho detto. Ho detto, difatti, guardi, ovviamente non è così semplice. Tutti i giorni. È possibile chiedere una scienza agli atti per sapere come è stata gestita la procedura della richiesta all'ANS? Per avere poi finalmente una situazione almeno al 70 all'ora. Penso che i sindaci sono presenti, per cui penso che possano chiedere la stessa di atti per capire se è stata gestita nella maniera in cui deve essere gestita oppure no. Ecco, io chiedo soltanto di fare richiesta una stessa di atti sulla gestione della richiesta del posto della sicurezza. Tutta la documentazione è quello che facciamo come azienda di trasporto. Ovviamente interloquiamo con soggetti pubblici, e sia la Regione che l'Agenzia sono in possesso di tutti gli atti che noi facciamo, sia quelli che mandiamo noi, sia le osservazioni puntuali che ci vengono fatte, compreso l'elenco di tutte le non conformità che abbiamo da parte dell'Agenzia. Ritornando, per quanto riguarda quindi le manutenzioni, continuiamo a farle. L'impegno proprio è di migliorarle per quanto possibile. Ritorno solo un aspetto, per carità, tutto bene, però poi sappiamo nel frattempo che il quadro generale contrattuale e il livello di disponibilità di risorse, siamo in una significativa.
significativa contrazione di risorse disponibili. Comunque questo a livello di impegno di manutenzione assolutamente è costante. Quindi sull'infrastruttura viene costantemente mantenuta e anzi adesso ci sarà l'upgrade, ovviamente l'impegno sia tramite nostre squadre sia affidamenti esterni c'è. Per quanto riguarda i rotabili, a parte avere anche il responsabile, il CM dell'officina qua di Rivarolo, è costante. Ovviamente è un rotabile che sta invecchiando, perché al di là dei TTR, altri materiali, soprattutto gli ETRY, sono veicoli assolutamente datati a fine quasi vita tecnica, perché se un rotabile attualmente si parla di 25 anni, mantenere rotabili anziani è sempre più impegnativo. I rotabili non sono di nostra proprietà, sono della regione e cerchiamo di mantenerli nel miglior modo possibile. Oltre in questo quadro di anche difficoltà organizzative, noi fruivamo di un servizio da parte di Trenitalia che riguardava la tornitura degli asili, che da 2 anni a questa parte per impegni di Trenitalia non ci viene più garantito e sul quale dobbiamo intervenire direttamente, quindi ulteriori importanti difficoltà. Dico questo tutto in un quadro generale di contratti che nel giro di qualche anno ha avuto una riduzione significativa di risorse dell'ordine del 15%, come a voi tutti perfettamente noto. L'impegno di GTT sulla manutenzione è totale. Però noi vorremmo poi avere dei risultati che oggi non ci sono, speriamo che avvengano in futuro, ma in futuro molto breve. Do la parola al dottor Paolensa dell'Agenzia della Mobilità Piemontese. Sì, io sarò brevissimo perché ovviamente gli argomenti sono più legati all'organizzazione appunto di GTT. Posso confermare che la linea che oggi Legambiente mette tra i 10 peggiori è stata sempre una linea che ha funzionato bene. Purtroppo da 2 anni a questa parte l'introduzione delle queste regole dell'ANSP sono state, ci hanno penalizzato fortemente. 2 anni a questa parte noi abbiamo fatto una proposta con GTT per mantenere una velocità di 80 km all'ora, c'è stata mediata sulle regole di ANSP che prevedevano 50 km all'ora, c'è stata una autorizzazione in deroga a 70 con scadenza adesso. Purtroppo il percorso autorizzativo di ANSP è complesso, Gianni Fantina ha cercato di spiegarlo e non si è riusciti a chiuderlo nei tempi previsti e si è arrivati a 50 all'ora e questo non rende possibile, per le condizioni e vincoli che l'ingegnere Fantina ci ha spiegato, mantenere e garantire un livello di servizio di adeguato. Direi che preferisco che si parlino ovviamente tutti i cittadini e le persone che vogliono ovviamente intervenire e eventualmente poi vedremo se c'è qualcos'altro da dire per quanto riguarda. Una prossima data? Abbiamo tutti gli atti, quindi se avete bisogno di... No, una prossima data in cui pensate di funzionare, visto che l'8 dicembre non è stato... Allora, quello che ha già detto l'ingegnere Fantini è... Loro hanno inviato a settembre tutti i dati ad ANSP. ANSP ha risposto a fine novembre, ha fatto una visita a dicembre. Quando è venuta a fare la visita ha detto non va ancora bene, ha chiesto altre precisazioni. L'ingegnere Fantini ha detto che manderanno questi dati appena possibile, hanno già fatto degli invii per quanto riguardava il problema di Volpiano. Adesso faranno gli altri invii, l'ANSP li guarderà e darà un'altra risposta. Quindi l'iter è questo, quindi si risponde alle domande di ANSP, ASP le analizza e dà un riscontro, va bene o non va bene. Una data? La data comincia tantissimo, ha detto già il primo semestre perché i tempi minimi saranno quelli di risposta. Sì. Quello che ha detto prima il dottor De Vita, giugno 2019, se tutto va bene. Allora, visto che sono tante le sollecitazioni che avverranno dai sindaci e naturalmente dai portatori di interessi dei pendolari,
Io inizierei, chi vuole per primo alzi la mano. Ok, cominciamo con il sindaco di Alpette, Varetto. Mi sono messo, buonasera a tutti, chiedo scusa se sono arrivato in ritardo, allora mi metto qui perché così vi rendete conto che sono arrivato anch'io, no? Perché ho preso il treno, ho fatto anche la foto prima di partire, era in orario 17:19, in perfetto orario, e siamo arrivati qui, io e il collega del comune di Locana, e tu, va bene, no? E ci abbiamo messo un'ora e venti, Torino, Riva d'Oro, voi non avete vero preso il treno per essere qui, tanto per invitarci. Ecco, allora io vi inviterei a venire nel Carlese, magari una bella... ci rendiamo tutti conto di che morte moriamo tutti i giorni. La situazione, siamo i peggiori d'Italia, io non pensavo che noi in Piemonte, dopo tutto il gettito che diamo queste valli, questo territorio alla regione Piemonte e quindi al paese, che noi finissimo a questi livelli, no? Roba tipo Brasile, favelas del Brasile, abbiamo solo più da prendere il treno in corsa, poi siamo a posto. Sento parlare dal collega De Vita della città metropolitana, se non primavera, settembre 2019. Mi legge la piuma, vogliamo scrivere? Lo vogliamo mettere nero su bianco? Perché se è così lo facciamo subito, firmiamo subito questo patto. Io ho un po', per carità, sono solo geometra sulla carta e poi svolgo altre attività, quindi non ho ascoltato gli interventi tecnici, quindi credo di dire delle sciocchezze. Però una cosa è certa, che non si può trattare il canadese in questo modo. Qui è vent'anni che ci prendete qualcuno. Io faccio parte della generazione che Rozzegna e Castellamonte si cambia. Va bene? E pensavamo che l'avvento del togliere il treno in quella tratta lì, no, fosse l'Enel. Poi faccio parte della generazione che fa l'amministratore da 20 anni e nel 2009 la provincia di Torino, quindi non è colpa vostra, dissi al dottor Said, presidente, fai come è stato fatto grazie all'intervento della forza dei sindaci di Settimo, di Brandisi, Grasso, sposta sto cavolo di barriera autostradale alla fine del Piemonte, perché non è pensabile che questa parte della provincia di Torino sia così penalizzata. Poi ci sono tanti altri dati economici che non è la sede opportuna per disquisire. Ma visto che mi occupo di economia, su questo vicende qui effettivamente ci sarebbe tanto da dire. 15 anni fa, qui anche di più, quando ho cominciato a fare l'assessore al turismo della comunità montana, si parlava di progetti dove la Canavesana sarebbe arrivata a Ponte Canavese, ci sarebbe stato il vagone per quelli che arrivano con la bike e via dicendo. Qui la bike noi la dobbiamo utilizzare per andare a Torino, dobbiamo arrivare a questo punto. E allora, visto che c'è un governo della città metropolitana che è molto attento alle piste ciclabili, faccia almeno una pista ciclabile che ci porti a Torino, perché con le bici che ci sono adesso più dei 50 sicuramente li facciamo. Ci metteremo anche noi i giubbotti gialli, non come i francesi, ma più che tutto per affrontare il percorso di nebbia e non farci prendere sotto. Cioè noi veramente siamo in un territorio della città metropolitana, cioè ci rendiamo conto che abbiamo una ferrovia da terzo mondo. Veramente non è possibile, io mi aspettavo, però sono arrivato in ritardo, forse l'avete fatti vedere prima, che qui c'erano tutti i progetti con le scadenze, no? Perché se facciamo un incontro del genere, no? Si arrivava preparati con tutti i progetti, tutti i grafici, oppure le slide come si usa adesso, e qui c'è un progetto che va a destinare. E sappiamo, io ho sentito, forse mi sono perso qualcosa, ma io ho sentito solo aria fritta. Va bene, pazienza, questo territorio della città metropolitana ne fa a meno. Perché se essere città metropolitana vuol dire che su tutte le piattaforme politiche che si discute, e
parlare del turismo, no? Oh, non ci stiamo, forse abbiamo sbagliato quando era ora di diventare provincia, saremo una provincia povera, ma almeno ci tiriamo sui pantaloni per conto nostro. E invece siamo completamente abbandonati, passando da un'amministrazione all'altra, e oggi questi sono i risultati. Purtroppo vi trovate voi a tirare le fila, però noi vi chiediamo il conto a voi, no? Se ci dite piuttosto per 8 mesi non interveniamo ma la risolviamo, e ci apprezzeremo in qualche modo. Abbiate almeno coraggio di non far pagare il biglietto alle persone, perlomeno venire incontro. Io vi faccio un esempio: questa roba qui, per chissà per quale strano motivo, a fine novembre si è smagnetizzata. Io lavoro dove c'è il grattacielo del San Paolo, quindi lì sotto c'è lo sportello di DGTT. Ci sono quattro poveri impiegati che mi fanno veramente pena. Io posso andare alle 8:30 del mattino prima di entrare in banca, posso andare alla mezza, posso andare alle 5, c'ho sempre 70-80 persone davanti, posso mica passare la giornata lì per vedere perché è stata smagnetizzata. Anche lì, dal punto di vista organizzativo, gli uffici, questi poveri cristi, mi fanno pena, perché non è colpa loro se io non riesco a risolvere questo problema qui. C'è un problema sostanziale che non è più pensabile, che la gente del canavese vive in questo modo. Io non penso che il turismo passi attraverso un servizio del treno, per carità, non siamo in Svizzera, ma almeno per i pendolari, la gente del territorio. Se questo territorio ormai le case non valgono più niente, ci sarà una ragione. Ma come mai ci sono altre parti del Piemonte dove le case stanno di nuovo riprendendo, il mercato immobiliare sta riprendendo verso Giaveno, oltre a Rivoli, via dicendo? Ma per forza, perché si è dato dei servizi, perché si sta progettando. Qui invece è veramente una cosa disastrosa. Io ti chiedo di chiudere perché sennò non diamo più spazio. Mi sono fatto degli appunti, comunque sta di fatto che sono andato a braccio e spero di essere rimasto nel tema e aver fatto capire che il dissapore della gente del canarese non è solo più dissapore. Attenzione, perché stavolta ci mettiamo anche noi giù un po'. Allora, il consigliere di vita ha chiesto di risponderti subito, gli lascio la parola. Grazie.
Ecco, sono d'accordo. Fai un intervento sintetico, fai la domanda. Perché lì mancano le risorse umane, le persone qualificate per fare. Quelle brave me le hanno anche portate via. Bravo. Dico bene o dico male? Me le hanno portate via. Altro grande sbaglio. Evidente che se volete fare l'accordo con Arriva, non è che il passante ferroviario di Settimo si allarga per voi. Perché il gestore che gestisce ve lo ristringe. Le scelte strategiche sono fondamentali, ma non è colpa magari vostra, è colpa di chi l'ha fatta, io lo so, lo dico a voi perché rappresentate l'azienda, ma chiaramente che chi ha fatto quelle scelte ha fatto chiaramente dei grandi errori. Adesso siete con il cappello in mano a chiedere alla FI che chiaramente vi gestisca, perché non vi dico. Detto questo, che è fondamentale, è evidente che voi oggi dovete fare due cose. Perché se no questa gente qui, primo, la manutenzione deve essere fatta, cioè e non è pensabile che i treni siano in ritardo perché non funzionano, questo no. Allora se su quello ci sono le risorse bisogna dire quanto, ma bisogna fare. Il discorso della velocità, anche qui, è evidente se non avete le competenze interne, perché non le avete. Ci sono società di consulenza che le hanno, e allora bisogna dimezzare i tempi. Non possiamo pensare che questa cosa continui fino a settembre o all'anno 2019 a fine anno. Perché queste sono scelte di volontà. Attenzione, ha detto bene il mio collega, che è presidente dell'Unione Gran Paradiso, perché questo crea un danno, in prima chiaramente agli utenti che fanno tutti i giorni, utilizzano, ma crea un grande disservizio a tutta la terra valle. Io vivo a Lucano, al parco del Gran Paradiso. Cioè questa tratta deve funzionare, quindi bisogna effettivamente studiare scelte. In attesa di questo, scusate, la pulizia, beh, insomma, stiamo parlando di cose semplici, del treno, la pulizia, non è che stiamo parlando, la pulizia la facevate bene 2 anni fa, la potete fare anche adesso. La manutenzione, cioè, queste cose che possono essere fatte, devono essere fatte. Se no è giusto che voi sugli abbonamenti fate uno sconto del 30% finché non riuscite a far funzionare bene le cose, perché se no non si può pagare un servizio che non c'è. È frode da questo punto. E oltretutto è un danno al nostro territorio enorme, perché a ragione non si affittano le case, non abbiamo servizi. I giovani se ne vanno. Io per esempio ho una cittadina, ho delle persone che viaggiano nella locale tutti i giorni, uno che era qui, ho una che abita a Rivarolo, una persona per arriva a Roma adesso per questa cosa va a abitare a Torino. Quindi abbiamo un danno su questo, un danno enorme. Allora io gli chiedo, consigliere, città metropolitana, non facciamo il giochetto, città metropolitana, devi. Noi abbiamo città metropolitana, scusate, il nostro territorio l'avete dimenticato. E vi dico, vi porto un esempio più banale del mondo, che serve ai suoi mezzi su gomma. Voi è da 2 anni che dovete appaltare un pezzo di strada tra Ponte e Spadone. Da 2 anni? Adesso l'avete appaltato, ma non sono ancora iniziati i lavori, ma non inizieranno perché ci sarà quel passaggio del virus e quindi passerà, arriverà di nuovo il 2019 verso fine. Quindi non è che siete, diciamo così, delle Ferrari, eh? Boh, chiudo. Grazie al sindaco di Locarno. Altri interventi? Ha chiesto la parola il sindaco di Ponte, poi il sindaco di Bairro, poi il sindaco di Bosco Nero. Parlo forte con il microfono. Ho capito bene, ho l'identificazione della persona con me. Identificazione fino a Ponte, c'è l'assessore. Quando? Sì, confermato a Ponte, ok. Sindaco di Bairro, Claudio Sulcio.
riferisco alla riunione che abbiamo tenuto in assessorato in regione il 20 di agosto, dove eravate tutti presenti, ci avete fatto vedere un bellissimo programma lavori, che c'era l'impegno da parte di tutti davanti al comitato di fare determinati lavori, interventi, dove avete... Era un progetto esecutivo dove ci abbiamo creduto tutti. Noi sindaci ci abbiamo creduto, sono un tecnico, ci ho creduto, visto la capacità tecnica organizzativa vostra di dire ci crediamo, l'8 di dicembre andremo a fare gli acquisti di Natale, non da pendolari, ma i sindaci del territorio potranno tornare a Torino senza avere il problema della stazione di freddo. Oggi io mi faccio una domanda, perché sono un tecnico e devo anche riferire al territorio. Che cosa è stato fatto? Perché davanti all'assessore sono stati presi degli impegni, un programma lavori, delle slide stupende. Io chiedo così, ma proprio per capire a livello di manutenzione, di lavori, cioè in quanto è il ritardo dall'8 di dicembre, oggi siamo a Natale, siamo al 25 di dicembre, vorrei solo capire quali sono stati i lavori fatti e quelli da fare, e quali sono le differenze che dobbiamo arrivare a settembre e a giugno, perché questo è un modo tecnico per rispondere a chi? Alla gente, perché noi dobbiamo rispondere tutti i giorni nella scrivania del sindaco, innanzitutto ai nostri figli, perché ci dicono, ma come facciamo andare a scuola a Torino se non c'è l'opportunità di arrivare in orario? Sono questi i problemi, vengono a mettere i miei lavori, ce l'avamo tutti, qua c'era la gente, c'era rappresentava il comitato, i sindaci, eravamo tutti là seduti, abbiamo firmato il foglio di presenza, nessuno, io adesso voglio capire, ma per capire quali sono i problemi, perché alla gente del territorio questo vuole sapere. Perché altrimenti dovete dirci, facciamo delle cose gratis per i nostri figli, facciamo qualche cosa, perché non possiamo arrivare con 110 minuti di ritardo a Torino e tornare a casa con i ritardi che ci ha fatto vedere prima il sindaco di Altente. Sono questi i veri problemi, però trattenici, sono un tecnico, io vorrei capire su quelle slide quali sono i ritardi, perché questo è parlare da direttore dei lavori, da direttore tecnico di GDP. Grazie Claudio. Il sindaco di Bosco Nero, poi le risposte verranno tutte alla fine. Il sindaco di Bosco Nero. Sì, il sindaco di Bairo parlava del 20 di agosto, in effetti è stata un'estate calda in tutti i sensi, perché siamo stati in regione, in agenzia della mobilità, praticamente una volta a settimana durante il mese di agosto. Infatti io scherzando, dicevo con gli amministratori di Bolbiano, San Benigno, Chieni, insomma tutti quelli che erano con me di Rivarolo, dicevo se mi chiedono che cosa fai quest'estate, dei viaggi, ma non pensavo di occuparmi di questi viaggi, ma di più piacevoli. E quindi mi ha fatto piacere perché anche l'assessore regionale, insomma, l'ha detto nel suo intervento di inizio, che sono stati tanti gli incontri nei quali gli amministratori del territorio si sono fatti sentire, purtroppo con risultati scarsi, ma la voce noi l'abbiamo fatta sentire e mi fa piacere che sia stato l'assessore a dirlo e non noi, perché poi spesso i cittadini chiedono conto a noi pensando che noi ce ne freghiamo e invece non è così. E io ridico una cosa che ho detto due settimane fa quando ci siamo trovati all'assemblea dell'Agenzia della Mobilità, e cioè che il tema che sta a cuore a noi cittadini, e noi ancora prima come cittadini e poi ancora più come sindaci, è quello della sicurezza. Io la parola sicurezza non ho contato quante volte è stata detta da tutti quelli che hanno parlato prima di me, però me ne sono segnate alcune: autorizzazioni di sicurezza, certificati di sicurezza, norme di sicurezza, procedure di sicurezza, garantire la sicurezza, insomma una parola che... Però poi la sicurezza di chi è sul treno, la sicurezza di chi è fermo a un passaggio a livello, e qua mi riferisco non solo al tema del nostro territorio ma anche degli altri sindaci che hanno lo stesso problema, ecco, io come ho già detto in quell'occasione, la sicurezza credo sia un principio che vale a 360 gradi, quindi se io devo essere sicuro mentre sono sul treno, devo anche essere sicuro che se sono a casa e ho bisogno che arrivi un'ambulanza, io devo avere la certezza che in tempo rapido arrivi un'ambulanza. Quindi, così come devo essere sicuro che se devo arrivare al posto di lavoro ci devo arrivare in tempo, perché in ritardo una volta o due tre è magari giustificabile, per insomma maggiori ritardi si rischia anche il posto di lavoro. Quindi io vorrei davvero
così chiedere che si faccia attenzione quando si parla di sicurezza, perché va bene la sicurezza ferroviaria, e ANSP ci dà delle indicazioni, delle norme sulla sicurezza, però la sicurezza vale anche per la vita dei cittadini, che hanno diritto di potersi muovere con dei tempi certi e soprattutto di essere soccorsi in tempi utili. Quindi solo questo. Do la parola al sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza. Velocissimo, voglio solo aggiungere a quello che hanno detto i colleghi sindaci prima, con i quali ovviamente sono d'accordo, che a Castellamonte, come in tutti i comuni dove poi ci si arriva a Rimarolo e bisogna prendere il pullman, c'è un ulteriore problema, che è quello che quando si arriva in ritardo i ragazzi che scendono a Rimarolo sono a piedi per andare fino a Castellamonte, perché i pullman sono già, giustamente, sono già partiti. Allora, noi abbiamo anche quest'altro problema sul quale bisogna riflettere e che bisogna risolvere. Per cui vi chiederei delle risposte anche su queste cose. Grazie. Quindi coincidenza col pullman. Chi ha chiesto la parola? Lasciamo il comitato di Feletto e poi diamo la parola al responsabile dell'amministratore di Bolpiano. Prego. Vi do un microfono così ci sentiamo. Un semplice suggerimento. Ma il discorso del doppio guidatore, come succede su pullman, per ovviare al discorso sicurezza, no? Visto che non abbiamo la manutenzione, visto che insomma la parte elettronica non è stata inserita, sui binari, eccetera, eccetera, non c'è la operatività. Ma non è meno dispendioso delle navette e di tutto il resto, cioè inserire un doppio guidatore e riportare, visto che il problema dei 10 minuti che avevamo proposto non è stato preso in atto, e riportare alla normalità un attimino il discorso della velocità. È possibile attuare questa cosa, visto che sui pullman so che lo fanno già? Grazie. Sì, Sciretti, l'assessore di Bolpiano. Grazie mille. Tanto buonasera. Io volevo ricordare che con i sindaci e con gli assessori dell'SFM1 ci siamo incontrati la prima volta, Massimo, ricordo febbraio 2017, poiché la problematica già con velocità 70 km orari sui dati dell'agenzia era presente, erano presenti i disservizi, erano presenti i ritardi. Diamo alcuni dati, perché visto che c'è la regione ha messo degli investimenti sia strutturali sia per l'elettrificazione, e lo Stato ne ha messi altri. Ora, dal 2017 a oggi, quali miglioramenti abbiamo visto? Nessuno. Assolutamente. Ma colgo l'occasione, non sto a ripetermi perché la penso diversamente ancora, nel senso che dopo l'incidente del 2016 abbiamo avuto 2 anni di tempo, siamo a fine 2018, tra una settimana, 10 giorni siamo 2019, quindi l'ho ripetuto più volte e continuerò a ripeterlo, che mi sembra assurdo che ci vogliano 2 anni per presentare un progetto sulla sicurezza, però non sono un tecnico, quindi la cosa che però mi lascia di stucco è che per l'ennesima volta, dopo che lo abbiamo chiesto più volte, la proprietà di GTT non si sia mai fatta vedere, mai una volta. Questo bisogna dire, perché anche perché dobbiamo riconoscere meglio i tecnici, perché dobbiamo riconoscere perlomeno meglio i tecnici che si presentano davanti agli amministratori tutte le volte, sono sempre bersagliati e permettete anche un po' il gioco delle parti, ma io voglio capire come mai la proprietà di GTT tutte le volte non si fa vedere. Grazie mille. Grazie all'assessore Sciaretti. Altri interventi? Sì, l'assessore Di Chieri. Gaspardo Borgo. No, ecco, una cosa un po'
sorprendente è che noi siamo arrivati a questo punto quasi senza accorgerci, cioè nel senso che quando c'è stato il primo step ai 70 allora, poi nessuno ci aveva detto che dopo un anno saremmo passati ai 50. La nostra amministrazione ha preso dell'ulteriore decadimento ai 50 all'ora perché il nostro giornale locale ci ha telefonato e ci ha detto: guardate, abbiamo ricevuto questo comunicato. Ora, io credo che le amministrazioni sarebbero anche disponibili a impegnarsi e a fare anche qualche battaglia se fossero a conoscenza di quello che gli succede intorno, perché altrimenti io non so se noi possiamo andare all'ANSP in delegazione, perché magari questi signori non si rendono conto, no, della situazione, guardano le carte, non so se non cambia niente, queste cose non sono tanto convinto. E comunque noi sapevamo che saremmo arrivati a questo punto, io credo già, da quello che ho capito, a fine 2016. Nel frattempo però non so quali passi siano stati fatti, sono passati 2 anni, no? E siamo ancora qui. Io mi chiedo a questo punto se non ci sia la possibilità di accelerare questi iter, perché in realtà tutte le volte che ci vediamo l'iter slitta un po' in avanti. Qualcosa forse lo possiamo fare, se noi possiamo fare qualcosa vorremmo saperlo e poterlo fare. Poi mi hanno raccontato un po' di come funzionano i passaggi a livello, insomma, tra San Benigno, Volviano, eccetera, ed è un meccanismo che veramente oggi sembra allucinante. Noi sappiamo, ci sono delle situazioni, e poi non è vero poi che questi aspetti tecnici siano così, ormai è una cosa da accettare. Se noi andiamo in Francia, ad esempio in Costa Azzurra, vediamo che ci sono dei passaggi a livello che si aprono pochi istanti prima, che si chiudono pochi istanti prima del passaggio del treno e si riaprono pochi istanti dopo. Per cui il disagio poi per il transito veicolare è minimo. Ora io vorrei capire, o sono pazzi i francesi, oppure forse c'è qualcosa che potremmo fare anche noi per migliorare un po' la situazione. Grazie. Grazie, Gasparo. Scusate, siccome l'assessore Malocco ha un altro impegno, tra pochi minuti deve andare via, do la parola a lui per le conclusioni sugli interventi fatti fino adesso. Poi dopo ridò la parola al pubblico. Ok, allora scorre il sistema di Cornier velocissimo, poi diamo la parola all'assessore. Intanto mi ha dato atto che vi siete presentati tutti e questo credo che vi faccia onore, perché non è facile, no? Quindi da questo punto di vista siamo qua per cercare di trovare una soluzione ottimale, non ce l'abbiamo. Io, alla luce di quello che è emerso in questa riunione e anche nelle altre riunioni precedenti, e capisco che anche che alcune cose forse non si possono dire o magari i soggetti al tavolo non possono dirla, emergono due cose: c'è un problema di burocrazia, io concordo col sindaco, con l'assessore Vitieri, per capire ognuno di noi che cosa può fare. Credo che noi amministratori possiamo provare in qualche modo a sollecitare, perché magari a Roma o dove decidono non hanno capito bene quale possa essere il problema. L'altro aspetto è, credo, soprattutto sulle manutenzioni, può darsi che ci sia un problema anche economico, no? Allora, se GDP avesse più soldi, probabilmente potrebbe accelerare di più certe attività, probabilmente. Se così fosse, io credo che, ma in modo molto, ma molto tranquillo, anche così aprire un piccolo dialogo con l'azionista di riferimento per dirgli: possiamo provare a capire se tra le varie priorità che magari tu hai, ma non hai in qualche modo, possiamo rivedere il tavolo delle priorità, parlando con la città metropolitana, non con la città metropolitana, ma probabilmente con il comune di Torino, e chiedere se può porre un po' più di attenzione dal punto di vista finanziario a questo aspetto, dando priorità. Io credo che non si parli di cifre enormi, immagino anche che GPT in questo momento faccia fatica, scusatemi se ve lo dico, anche a pagare i fornitori, e quindi capisco anche che sia complicato, no, trovarsi tra l'inquilino e la partenza. Io credo che in modo proprio pacifico possiamo magari andare a evidenziare questa priorità per risolvere un po' prima il problema e cercare di tutti insieme di venire fuori, perché se no qua ho come il timore che se non ci mettiamo tutti insieme risolveremo le cose. Grazie sindaco di Cornier. Facciamo
per dire all'assessore che deve andare via, e poi queste conclusioni, queste sollecitazioni daremo la risposta, cioè la risposta la darà l'ingegner Fantini. Sì, ovviamente l'ingegner Fantini darà le risposte che competono a GDT, non possiamo sostituircelo. Io tre cose velocemente, l'agenzia deve fare la sua parte ovviamente, non per quanto riguarda l'aspetto ferroviario, di cui non ha competenze dirette, ma per il tema che è stato toccato, anche di famose coincidenze dal sindaco di Castellamonte prima, dallo stesso di Vite prima, dobbiamo vedere di affinare questi aspetti, dimentichi non per polemica, anzi solo per come dire, sottolineare un aspetto. Le competenze sulla gestione del TPL gomma sono dell'agenzia, città di Torino più città metropolitana fanno insieme il 33% di agenzia della mobilità piemontese, sul bacino di Torino fanno l'85-90%, quindi non è che l'agenzia non c'entri nulla, poi ognuno, cioè che è città metropolitana, cioè, ognuno fa la sua parte e si fa la sua. Secondo aspetto, risorse. Infatti dal 2014 le risorse non sono state ridotte, anzi sono state anche un pochino recuperate, poi vorrei anche ricordare che data la grave crisi finanziaria che ha attraversato e sta ancora attraversando purtroppo GDT in parte, la Regione ci ha messo 25 milioni di suo, più ha trovato altri 40 milioni dallo Stato. Quindi insomma dal punto di vista delle risorse direi che per quel che ci riguarda qualche piccolo sforzo l'abbiamo fatto anche in Virginia. Sulla questione direi tu ovviamente su quello che si può fare, io credo che lo sforzo sulla trattativa, chiamiamola così, nella trattativa con ANSP, uno sforzo lo si possa ancora fare in modo da ridurre i tempi del completamento di questa procedura. Credo che giugno sia il tempo massimo, ma forse con l'aiuto di tutti, l'impegno di tutti, sono il tuo c'è di sicuro della tua squadra, però si possa arrivare a chiudere la partita con qualche mese di anticipo. Sui mezzi, non entro, i mezzi sono quelli che sono, non sono pochissimi mediamente, perché in Regione Piemonte siamo come media anche peggio. Certo, il lavoro manutentivo da fare è significativo e importante, infatti anche lì uno sforzo da questo punto di vista mi pare sia stato annunciato dal nuovo amministratore delegato proprio in questi giorni, spero che abbia conseguenze concrete già nelle prossime settimane. Sulla questione di documenti, credo che siccome non sono segreto, nella misura in cui i sindaci o i comitati pendolari con dei tecnici, perché non è che se io li prendo non ci devi. Però secondo i tecnici volete vederli o da noi o da GDT credo che non ci siano problemi. Ultima cosa, stiamo vedendo nella predisposizione del bilancio regionale un capitolo di bonus proprio per questa cosa. Non sarà granché, ve lo dico già io, però sarà perlomeno uno sforzo per, e questo compete alla regione, aspetto per fare un aspetto bonus, di dare un segnale di attenzione alle fatiche e alle sofferenze direi che i pendolari, non solo i pendolari, stanno patendo da un po' di mesi e che purtroppo ancora per qualche mese, spero il meno possibile, dovranno ancora sopportare. Grazie, io vi chiedo scusa, sono già arrivato in ritardo perché ho dovuto fare un giro un po' di cose. Mi scusi, prego, lei ha il potere di revocare la concessione. Allora, no, spieghi, allora, casomai c'è la notizia. No, spiego un attimo. Allora, sulla questione della gestione della linea, abbiamo detto, le procedure sono già totalmente avviate perché passi definitivamente ad RFI, la gestione della linea, non l'esercizio. Questo in pieno accordo con GDT. Questa decisione l'abbiamo ponderata, non voleva essere da parte regionale un affronto
nei confronti di GTP, quindi è un percorso che abbiamo fatto insieme, la decisione è fatta, se non è passata io oggi non ero in giunta perché ero a Roma, ma se non è passata oggi passerà il giovedì prossimo la delibera che definisce definitivamente questo percorso. Questo per la struttura. Per l'esercizio, come sapete, è in corso la gara. La gara prevede due quando soggetti. Sarà la gara? Quando sarà la gara? La gara? Quando sarà la gara? Allora, la gara si concluderà, credo, entro il mese di marzo. No, agenzia poi eventualmente dici tu, ma la sta gestendo molto bene, tra l'altro una gara faticosissima, è una delle, forse l'unica in Italia che è stata fatta con veri contendenti, perché finora le gare su ferro sono sempre state fatte con un contendente. Quindi adesso ce ne sono due, Guerri e vediamo come termina. Dopodiché questo sarà il risultato, cioè chi vincerà questa gara avrà in gestione questa linea con tutto il sistema SFM torinese, che è stato rivisto proprio in seguito. Ci sono ancora domande per me? Io fermo volentieri. Tutto ciò che è stato messo a disposizione dal punto di vista economico passa quella di qui a Svento, giusto? Cioè, la parte economica, quella che ci serve per la manutenzione, quello che ci serve per tutto quanto. Allora, noi passa dal 2000, se non erro, dal 2014, non so prima, parlo per questa amministrazione, noi diamo per questo tipo di interventi 18.000 di lato, no? 17 più IVA, 17 più IVA e poi c'è una partita di IVA. Poi scusa Battini, nella transazione, chiamiamola transazione di 25 milioni, l'impegno è di aggiungere un milione, no? No, 17 più IVA, per cui noi aggiungiamo poi solo la questione del pedaggio. Dal 2014, confermo che dal 2014 le cifre sono rimaste costanti, il taglio è stato fatto nel 2013, prima in realtà l'importo si aggirava intorno ai 20 milioni più IVA. Questo è la riduzione del 15%, ma antecedente 2014. Sì, antecedente. Poi dal 2014 un pochettino recuperano. Nel 2014 è rimasta costante, con la transazione dell'anno scorso abbiamo aggiunto le risorse sugli anni di transazione, quindi gli ultimi tre, sempre 14, 15, 16, 17. Sì, la gara ovviamente implica anche porta dietro i presidenti di una delle rotabili, oltre che vedremo. Abbiamo ancora altre domande per l'assessore, se no lo concediamo, lo lasciamo andare e lo ringraziamo. Io ho 150 km più o meno da fare, 5 di media. Allora ringraziamo l'assessore, grazie per essere venuto da noi. Ma abbiamo ancora delle risposte da dare da parte di GTT, dell'Agenzia della Mobilità, però prima magari se ci sono ancora qualche domanda sulle citazioni, ok, con la 5 del Comitato di Ferretto. Prendi direttamente il microfono. Per pagare le società. Tutto qui, grazie.
Magari rispondiamo dopo se ci sono ancora altre domande. Possiamo, possiamo rispondere a tutto al termine. Abbiamo ancora altre domande, forse per spostare un'altra domanda, no? Più nessuna sollecitazione, quindi diamo la parola all'ingegner Fantini, allora prego. Tu. Alcune risposte. Certamente ad agosto quando abbiamo parlato abbiamo dato, mi sembra di essere, poi magari sono un po' liso, ma all'epoca di essere stato abbastanza attento a dire sempre che era un obiettivo e non un impegno, perché dipende da qualcun altro, era solo, ci tengo se mi è permesso anche a livello personale, perché se, a meno che non mi sia proprio fuso il cervello, ritengo che avessi sempre ribadito che era un obiettivo, e l'obiettivo era perché in base a quello che avevamo presentato, noi la documentazione l'abbiamo presentata a fine luglio e l'ANS aveva 4 mesi di tempo per rispondere, e questo portava praticamente a fine novembre, tant'è vero che prima di fine novembre, con una settimana di anticipo, ci è arrivata purtroppo la risposta, dopo essere avuto con l'ANS e tutto, che non era accettabile e che hanno chiesto ulteriore documentazione. A fronte di questo, nel mese di dicembre abbiamo avuto anche nell'audit che ci ha ulteriormente chiarito, perché tengo a precisare, sono degli aspetti sia procedurali sia organizzativi. Ecco, non è solo carta ma è anche organizzazione. Questo è per. Per quanto riguarda i progetti presentati, ritengo solo, era una bella presentazione, mi fa piacere perché ci avevamo lavorato sopra, ma mi permette, erano i programmi di esercizio per spiegare le cose. I programmi lavori, li fa RFI, quindi i programmi sono di RFI, noi non stiamo più facendo programmi di implementazione, li farà RFI. Per quanto riguarda le manutenzioni, mi confermo, tutto il nostro massimo impegno e anche il nuovo amministratore delegato di CTD ha assicurato l'impegno all'assessore proprio in tal senso che verranno perseguiti sia sull'infrastruttura sia sui rotabili con il massimo impegno. Ovviamente tutto questo, ho sentito degli accenti, certamente a molti di voi è nota tutta la difficoltà anche finanziaria, difficoltà finanziarie che stiamo superando grazie agli accordi e alle transazioni sia con Regione che con tutti quanti, dove ognuno ha fatto la sua parte, perché poi stesso i dati riscontrabili sono che ha quel servizio più o meno del tutto equivalente del 2012, le compensazioni erano di altro tipo, poi ovviamente le transazioni si fanno per transare e a fronte di situazioni finanziarie, oggi con questo quadro certamente anche la situazione riguardo i nostri fornitori è sicuramente in via di risoluzione, di miglioramento di risoluzione, e ovviamente questo comporterà da parte nostra, poi vedremo. Ecco, ovviamente sulla questione delle navette, adesso anche domani ci troveremo con l'agenzia, ovviamente spiace molto vederle girare a vuote, quindi qualunque miglioramento, qualunque cosa possibile di ottimizzazione andrà perseguita per, io dico sempre, in ogni caso minimizzare i costi, perché sono costi. Poi secondo regole o più o meno regole a chi vanno allocati, però sono sempre costi, sempre disefficienza, sulla quale noi abbiamo cercato di dare ovviamente nell'immediato, nel breve termine, una risposta, facendocene carico in quel periodo. Ovviamente speravamo anche noi che fosse assolutamente una situazione temporanea e risolta brevemente. Ho visto alcune punte, ingegnere, ripeto la domanda, mi fa parlare. Sì. Il servizio che verrà offerto qui dalla stazione di Ferretto sarà comunque ancora con le navette, sarà prolungato il servizio? Dunque,
non ci chiedete la stazione, questa è la domanda. No, la stazione, no, stazione. Allora, scusate, allora, alcuni punti li avevo un attimino. Comunque, allora, la stazione non viene assolutamente chiusa. Ovviamente, come abbiamo dimostrato, con i 50 km all'ora ho dei programmi di, con delle abbiamo problematiche di esercizio di circa il 53% giù di lì di treni che si può fermare, gli altri no. Che la situazione ottimale sia quella della navetta, mi sento di dire che non è così. Se ci viene nel frattempo in mente qualcosa di meglio, insieme con l'agenzia. Noi avevamo proposto, e l'ingegner qua mi sa benissimo, di anticipare di 10 minuti le corse. Lei mi aveva detto che era una delle due opzioni da prendere. Abbiamo fatto le vetre, no? Sì. Dopo il giorno che ci siamo visti a luglio, fine luglio, abbiamo verificato tutte le proposte di orario ferroviario. Non è mai finita quella verifica. Anche stamattina è stato fatto un incontro con l'RFI proprio per capire se si possono modificare gli orari ferroviari. Non c'è spazio perché la linea semplice binario, gli incroci, l'ingresso a settimo, le soggezioni di ingresso a settimo non consentono di fare molte modifiche. Quando ci siamo visti abbiamo fatto vedere benissimo gli orari e tutte le possibilità, sì, che c'è. Con l'assemblea dei sindaci, ma prima nella riunione, no, io sto dicendo proprio nella riunione. Noi ci siamo visti prima della riunione dei sindaci, privatamente nell'ufficio dell'assessore Balocco. Lei mi ha detto che prendeva buona la nostra proposta, tant'è che noi ci aspettavamo che lo dicesse all'assemblea dei sindaci. Io mi sono permesso di dire che era un po' imbarazzante. No. Avevate già deciso tutto. No, io forse non ci siamo capiti, mi sono spiegato male. Ma quello era lo studio che stavamo presentando, l'avevamo analizzato, abbiamo fatto vedere esattamente gli orari che si potevano realizzare. Abbiamo fatto tutti gli scenari possibili e ve li abbiamo illustrati proprio perché quello era che non c'è margine, cioè non è una questione tecnica, non è una questione di flessibilità. Il treno si deve inserire, i minuti sono quelli, gli incroci sono quelli, i passaggi sono quelli. Non e canavesani devono continuare comunque a pagare gli abbonamenti, i biglietti. Cioè non c'è una soluzione. Scusi. Allora, soluzioni, ripeto. Scusi, posso le soluzioni tecniche le abbiamo esplorate insieme a voi. Abbiamo visto, in base a quella riunione abbiamo trovato una soluzione. Perché la prima proposta, si ricorderà, era di togliere tutta la stazione di Ferretto. Abbiamo trovato una soluzione intermedia modificando gli orari per far sì che la stazione di Ferretto avesse un 53% di orario. Quindi le valutazioni sono state fatte ed eravamo tutte, le abbiamo viste tutte quante insieme. Io non ricordo questi 10 minuti eccetera, sinceramente non me lo ricordo. E se è stato fatto perché voi avevate già deciso senza ascoltare le mie. Non si decide, sono gli studi. Scusate, lasciamolo finire, poi dopo do ancora la parola a voi, ma lasciamolo finire. La verità è che ci avete preso in giro, ci avete fatto fare 35 km. No, quello che abbiamo detto è stato realizzato esattamente come è stato detto. No, lei ha detto che prendeva in considerazione la nostra proposta. Le abbiamo verificate tutte le proposte, ve le abbiamo mostrate. Scusate, ci sono ancora poche sollecitazioni. Ha chiesto la parola. Aspetta. Voleva finire l'ingegner Fantini. Allora, scusate, finisce l'ingegner Fantini, poi do ancora la parola che ha chiesto di parlare. Solo qualcosa. Allora, la domanda per quanto riguarda il secondo agente in cabina. Allora, da sempre noi abbiamo adottato come misura di mitigazione anche il doppio agente in cabina, anche da quando andavamo ai 70 km all'ora. Va bene? Quando abbiamo ridotto ai 50, proprio per agevolare la possibilità di ritorno, perché la prescrizione attuale ANS prevede i 50, ma con semplice agente, abbiamo lasciato il doppio agente in cabina. Non è sufficiente perché non ce lo. Cioè, è così, non è sufficiente. Noi sembrerà veramente strano. Cercare di difendere, abbiamo cercato di fare di tutto quello che è nostro, è nella nostra disponibilità, ma non è sufficiente. Attualmente anche con 50 km all'ora c'è il doppio agente, così come a 70 km all'ora, così come il lavoro con il territorio
ribadisco una cosa solo e mi prego di ascoltarmi, è il massimo impegno di GTT e dei suoi lavoratori di operare al meglio per il territorio, anche perché, come ho detto prima, la stragrande maggioranza dei nostri dipendenti vivono in questo territorio. Ma c'era già inserito il doppio guidatore, allora, tanto perché c'era già il problema di sicurezza da prima, è quello che io mi stupisco, per quale motivo poi veramente se vuole le donne di questo è un punto interrogativo, non è necessario. Io vi auguro buona notte. Posso cambiare? Scusi, non possiamo cambiare la norma. Cioè, se noi abbiamo ancora non abbiamo fatto di tutti, poi chiudiamo. Allora, il sindaco di Levone ha chiesto di fare un intervento, poi ancora una signora dietro. No, di pure. Cogliere solo l'occasione, visto che qui a Palo c'è l'agenzia della mobilità piemontese, sicuramente la Canavesana è il problema principale per la mobilità nostra verso Torino, però in altre sedi, come ho sollevato la questione, mi è sempre stato detto questo, bisogna portarlo all'attenzione dell'agenzia della mobilità piemontese, su questi territori esistono una problematica importante che sono quelli dei collegamenti trasversali. Quindi chiederei che ovviamente in primis c'è questo problema, quello della Canavesana, risolvere questo tipo di collegamento. Però sappiate che con le modifiche che sono state apportate sul territorio, ovvero centralizzare molti servizi su Ivrea, collegare e portare servizi quali l'ospedale, quali il tribunale, stessi servizi scolastici che prima Mazza sollevava, hanno creato dei flussi che oggi non sono coperti da nessun o da pochissimi pullman, ovvero i collegamenti in orizzontale non sulla verticale verso Torino. Quindi io chiedo che quello che voglio dire, il consigliere Dimitri è già stato informato di questa problematica sul tavolo permanente della montagna in città metropolitana, perché è un argomento che tocca da vicino le famiglie, in quanto su questo territorio ci sono una decina di pullman organizzati privatamente dalle famiglie per portare gli studenti negli istituti o di Ivrea o da altre parti, anche solo ad esempio su Castellamonte nella nostra area. Per cui in una revisione del piano strategico della mobilità si tenga conto anche di queste istanze e quindi di verificare con i sindaci, con appunto chi vive il territorio, quali sono le soluzioni migliori per andare incontro a queste nuove esigenze che sono nate da modifiche fatte poi da regione o comunque da organi statali. Quindi solo questo, chiedo scusa se ho ritagliato questo intervento all'interno di un argomento che era importantissimo, quello della ferrovia, però mi sembrava anche giusto portare all'attenzione questo tipo di problematica che coinvolge tutta l'area Mogena. Grazie. Grazie Maurizio Giacoletto. C'è ancora una signora che le do il microfono, mi dice solo, si qualifica solo, poi fa l'intervento, poi lasciamo di no. Io sono una pendolare. Una cosa che volevo chiedere era come mai ha deciso di togliere la stazione di Feletto, che è coperta solo dalla linea GTT e non Settimo, Stura, una di quelle stazioni che sono coperte anche del servizio Trenitalia, quindi hanno un'alternativa. E la seconda cosa è quando il treno parte in ritardo perché il capotreno arriva in ritardo sul treno e poi partire in Italia. Quando il treno parte in ritardo perché non si fanno le verifiche, perché il treno non funziona prima della partenza del treno, ecco il treno in Italia.
Maglia. Quando arriviamo, guardiamo in orario e siamo fermi 40 minuti perché i treni che vengono su sono in ritardo di 15 minuti, cioè perché dobbiamo stare fermi 40 minuti noi che siamo in orario quando ci sono dei problemi sulla linea che viene su, ma di 15 minuti? Perché sono io pendolare che devo informare il capotreno dei problemi che ci sono nelle stazioni successive, perché utilizzo una semplice app di orario del treno. I capotreni non sanno nulla, non sono mai informati su cosa succede sui treni prima, sui problemi che ci sono nelle stazioni, eccetera. Cioè, questi sono i problemi che oggi noi viviamo. Tutti i giorni. Grazie. Quindi lasciamo a Gian Fantini e al dottor Polonessa la risposta. Buonasera anche da parte mia. Non userò tutta la capacità espressiva che ho visto nel sindaco in quanto ingegnere, sarò molto più sintetico, ma in particolare partendo dalle parole sicurezza che ho sentito citare da questo tavolo per 7 volte e spero non abbiano portato confusione nell'uditorio e in tutti. GTT circola sulla rete ferroviaria nazionale e sulla rete canovesana grazie a un certificato di sicurezza emesso dall'Agenzia Nazionale di Sicurezza che è stato rinnovato in questo caso fino al 20 di maggio del 2020 e quando scadrà saranno 10 anni che ce l'hanno. Questo certificato ha le stesse caratteristiche di quello che ha Trenitalia, di quello che ha Italo, di quello che hanno ben altre reti. Questo perché la circolazione dei treni viene assicurata in sicurezza. E se stiamo parlando di ritardi, di lentezza, di cause che vengono fuori, è proprio per la sicurezza. Il treno va più piano perché le norme nazionali rendono che vada più piano per evitare rischi. Il secondo agente in cabina per aiutare il primo agente a evitare, laddove c'è ancora il controllo manuale, errori che possono essere cause di sicurezza. I treni aspettano agli incroci perché devono transitare in sicurezza. I treni si fermano ai passaggi di livello aperti, quando purtroppo può capitare un guasto ai passaggi di livello che sono poche decine dell'anno, hanno dei grandi impatti, proprio perché con le sbarre aperte non si passa. Laddove questo non è avvenuto, io sono passato con le sbarre chiuse, insomma aperte, che sempre non è molto lontano da qua, ci ricordiamo gli effetti che sono avvenuti una notte. E ricordiamo che il primo che deve viaggiare in sicurezza è effettivamente il macchinista che c'è davanti, e molti treni partono, alcuni treni insomma, a volte partono in ritardo perché durante le verifiche che fa il macchinista verifica che secondo lui non ci sono alcune condizioni di sicurezza che possono essere riparate o passate al veicolo dopo. Non è necessario verificare prima della partenza? Si fanno la partenza, è prima della partenza. No, ma prima, nel senso proprio prima. Il giorno prima, il treno può capitare, il treno ha 40 minuti di preparazione, come prevede la norma. Durante la preparazione può venire un guasto che potrebbe essere, come può avvenire già durante la marcia. Ma il guasto viene scoperto 20.000 giornate di manutenzione vengono fatte per le manutenzioni programmate dei nostri treni perché questi vengono assicurati in circolazione in sicurezza. Poi i vostri treni si guastano. Ingegnere, i vostri treni, se sono sicuri, perché sono lenti, ma non possiamo fare il ragionamento, allora mi diceva il signore, se non partono sono sicuramente sicuri. I vostri treni non sta dicendo legalmente da un punto di vista di servizi sono i peggiori e sono peggiori non per il discorso di noi abbiamo dei contratti con la regione e abbiamo una verifica attentissima delle nostre prestazioni e le nostre prestazioni per difetti immutabili GDP sono pari all'1,5% esattamente in linea come quelli del 2016 che non funzionano al termine della se mi lasciate parlare a spiegare lo posso fare, se diciamo sempre le stesse cose andiamo su una parte. L'1,5% dei ritardi superiori a 15 minuti del 2018 è stato causa derivata da GTT.
può essere un treno, può essere un passaggio a livello, può essere il resto che porta a raddoppiare questa cosa, arriva da cause a cui il GTT non ci può fare niente, che sono la circolazione sulla leva FI, sono le cause esterne, sono i ritardi del passante, sono la mancata disponibilità dei binari 4 e 5 a settimo, perché noi circoliamo da Rivarolo praticamente fino a Stura come se fossimo una ferrovia a binario unico, e tutti gli incroci e tutte le cose devono essere fatte in sicurezza e dove il gestore della circolazione consente di fare. Quando RFI giustamente, secondo le logiche di RFI, non fa avanzare il treno da Stura verso Settimo, questo accumula ritardo e questo lo porta ai treni che stanno arrivando da Rivarolo, perché devono incrociarsi. Ma il perché non avanzi? Allora che riferiziamo gli investimenti per i lavori sul Settimo, che a quanto pare non riguarda, no, anche quello che dice. Ci piace fare, cercare un bersaglio diverso, però. No, è anni che lo diciamo di Settimo. È due anni che stiamo chiedendo quando si fa lo scambio di Settimo. Due anni questo. RFI ha annunciato a termine nel 2019. Termine del 2019. Ma lo fa RFI. Vi abbiamo detto che la previsione ultima di RFI è 2019. Cambiamo Settimo e facciamola come stazione, non come un binario unico. Sono d'accordo. Quello che servirebbe per questa linea è raddoppio fino a Volpiano. Comunque adesso. Guardate Settimo come è fatto. Adesso cercate di sentire la parte burocratica, di accelerare i tempi prima di giugno per il fino alla canalizzante. Almeno quello prende prima come impegno. Ve lo chiediamo col cuore. Penso che l'impegno ci sia, poi speriamo che l'impegno si tramuti in realtà. Il dottor Ponessa vuole aggiungere qualcosa? Diciamo su quello che le ultime cose che ha detto l'assessore Balocco, cioè sugli aspetti di organizzazione del servizio automobilistico. Questo è sicuramente un compito nostro e il coordinamento, adesso mi spiace che non vedo più il sindaco di Castellanozze perché volevo chiedergli quali erano esattamente i problemi, ma lo sentirò perché è ovvio che noi stiamo attenti perché queste cose funzionino, probabilmente qualche volta non ha funzionato e dobbiamo evitare che succeda di nuovo. Sentirò direttamente il sindaco per cercare di capire. Così come il sindaco di Monte, anche con loro cercheremo con la città metropolitana di organizzarci per capire quali sono queste esigenze nate dal disegno del territorio diverso. Per quanto riguarda l'altra domanda che diceva, che chiedeva quando finisce questa procedura di gara, come sapete abbiamo richiesto le proposte progettuali agli operatori, abbiamo dato un termine per la presentazione, quindi siamo in pieno addirittura finale di arrivo dell'affidamento. Aspettiamo che arrivino le proposte progettuali che riguarderanno organizzazione dei servizi, informazione agli utenti, dove è stata data grande attenzione all'informazione agli utenti, ai progetti di informazione, rinnovo del materiale rotabile e tutti gli aspetti che ci aspettiamo possano dare un senso, diciamo, di vera novità all'intero servizio, che è stato fatto, come è stato ricordato, sempre in maniera perfetta fino a due anni fa, e purtroppo questo vincolo infrastrutturale ci ha abbassato molto la possibilità di fare un po'. Ringrazio tutti per l'attenzione. Vorrei ancora far chiudere al responsabile della città metropolitana per quanto riguarda il trasporto di Tordivita. Ci salutiamo con l'auspicio che quantomeno entro giugno si riesca ad arrivare a un tanto fine di tutti. Questo è l'auspicio. E soprattutto per quanto GTT mi pare che mi dica di fare il massimo. Io a questo punto dico di continuare a fare massima, perché effettivamente sappiamo anche molte volte questi, lo stesso passato e passato, sappiamo benissimo che mondo saltare un minuto vuol dire poi bloccare tutto, e questa è una cosa che è difficile da spiegare a tutti, che tutti non sanno, e quindi fidarsi di arrivare in ritardo vuol dire poi far saltare tutto. Però è chiaro che quando poi arrivano motivazioni così, è stato
portato da un'unione all'altra, c'è un guasto elettrico lì, chiaro che il cittadino dove va? Dal sindaco. Il sindaco effettivamente non è che non riesco a dimostrare che gli enti di secondo livello lo fa, però considerare che questa è una linea, consideriamola fragile e a questo punto dedichiamo una sorta di attenzione ma molto molto particolare fino a quando il problema non verrà risolto. Grazie. Grazie, quindi non mi resta che ringraziare il PT, l'Agenzia della Mobilità, la città metropolitana, sperando che il tavolo, l'incontro di oggi sia stato utile. Noi lo auspichiamo, speriamo che le promesse vengano mantenute e naturalmente un impegno immediato per quanto riguarda il oltre il 100%, il 2000% sulla manutenzione che è fondamentale ed importante. Grazie a tutti e auguri di buone feste.